Uno, due, tre. Questa mattina, in occasione della giornata mondiale contro il razzismo, l'associazione ANOLF ha allestito un banchetto in Piazza del Popolo per sensibilizzare i cittadini riguardo questo tema, lanciando lo slogan «Accendi la mente, spegni i pregiudizi». L'iniziativa, che fa parte della 12ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo, comprendeva anche un flash mob, dove il colore arancione la faceva da padrone per urlare «Spegni i pregiudizi». È un'iniziativa a livello mondiale che ha definito appunto un periodo, una settimana, promuovere iniziative e comunque sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell'antirazzismo. Il ruolo delle associazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è molto importante e in tutto il loro agire, in tutto l'anno, è necessario promuovere i valori dell'incontro, dell'accoglienza, dei diritti di tutti, e in questo momento, soprattutto anche con l'emergenza dei richiedenti protezione internazionale nel nostro territorio, promuovere questi valori dell'uguaglianza e delle pari opportunità per tutti, per chi è migrante che è arrivato qui da noi, è un ruolo importantissimo. Noi stamattina siamo qui con un banchetto a parlare con le persone, a incontrarle, e poi adesso stiamo preparando questo flash mob con qualcosa di arancione che è il simbolo e colore della campagna, appunto per dire che Faenza c'è, che Faenza è contro il razzismo. Adolfo, questa è una giornata molto importante per noi, per quello che viviamo, quello che vive l'Europa e anche in tutto il mondo, oggi come oggi. Io rappresento già la parola in se stessa, no al razzismo, perché vivendo noi chiediamo una convivenza pacifica. È vero, l'emergenza c'è, però in tutto il mondo il Signore ha attraversato tutto il deserto per unire i paesi. Quindi anche noi oggi in tutta Europa stiamo facendo la stessa cosa, quindi il razzismo non dovrebbe essere razzismo, dovrebbe essere no al razzismo.